Oggi abbiamo cambiato il paradigma di fare intelligenza artificiale, siamo passati da un processo totalmente tecnologico e tecnocratico a un processo clinico, il che significa che questo porterà più vantaggi per la cura e soprattutto per individuare la progressione dello stato di malattia. Ad esempio nelle malattie neuromuscolari, dove l'atteggiamento di valutazione della genomica è estremamente importante, riuscire ad avere un processo clinico completo che contempli l'intelligenza artificiale, ovvero l'analisi di tutti i dati multisorgente che provengono da quel paziente, coinvolgendo il paziente, completerà tutto il processo di cura e fornirà ovviamente spunti per l'innovazione anche delle terapie future.